Recuperato. Ciao. Ciao. Recuperato? Ciao, io ti ho il mio telefono mio della prima. Sofia abbiamo recuperato. Ciao. Quindi dove stiamo andando? All'Estirunga. A prendere? A prendere ravioli. Perché a me piacciono tanto. Eh sì, Nicola. A volevo. Me mi piacciono tanto. Ok. E prendiamo i cappellacci. Sì, perché abbiamo fatto una lezione su ravioli, tortelli e cappellacci, vero? I ravioli quali sono? Quadrati. Brava, i tortelli come sono? Rotondi. Grandi o piccoli? Piccoli. Mm-hmm. E i cappellacci invece sono? Grandi, con la testona no. E il filo di pesto. Sì. Andiamo? Sì, okay. Io schiaccio, ecco brava, tienilo così. Devi raddrizzarlo perché è storto, se no non lo legge. Oh, quello di Sofia? Allora. Le parole di una parola. Io dico e tu scrivi? Sì. Ok? Sì. Allora, io dico. Allora. Cosa bevi? Mela. Mela. Embe. Sì. Mela. M-I. No. Me. M. L'hai fatta. Poi. Mela. Me. Me. M. Quindi M. E. E. L'avevi detta giusto prima? Poi? P. Mela. Mi. Mela. M. Non sei concentrata, Nicky. M. E. A. Mea. M. E. L. Brava. L. Ecco, vedi che quando ti concentri poi le fai giuste. Mela. Brava. Ecco. Giusto. Poi? Un'altra? Sì. Casa. C. Ferma. C. È una stella. Un no. Delfino. No. È una balena. È un pesce. È uno squalo. È un pesce. Me l'ha fatto bene. È un pesce. Sì, ma quale? Aspetta, fammi pensare. Pesce palla? No? Secondo me è un pesce di Dori. Pesce palla! Mamma è un pesce palla! No, sì. È Destiny? Destiny era l'amica di Dori, no, quella di quando erano piccoli. È Destiny? No. È l'amica di? Nemo? Questa è l'amica di Destiny. Destiny è l'amica di? Dori! Non so è Dori, dice. No. Cioè, noi andavamo sul complicato e alla fine è Dori. Allora, vediamo. Il nome. Noi cercavamo qualche complicato e invece era Dori. Ariele. È il nome del cartone. No. Oddio, questo è difficile. No, qual è? Topolino. No, non è Topolino. Non è Topolino. E allora perché è un topo? Balena, questo significa lunetta. Una volpe? Un topo. Chi disegnava così? Un cane! Io lo so. È un topo, non so perché. Io lo so, è il Re Leone. No, mamma mia. Ma è difficile. Che è difficile. Ah. Questo qui è il disegno del Re Leone che ha fatto la scimmietta Rafiki sull'albero quando è nato Simba. Allora, e questo era complicato, eh. Questo. Ora vediamo se indovinate questo qui. Questo qui. Allora. Lui è Greg. Ok, no. Papi, quello di Greta sarebbe no. Un pesce mini. No. Si sta impegnando, Papi, usa anche i colori. Guarda. Passa le bottoni.
I bottoni? Sono bottoni? Sì. E Olaf. Mamma, però voglio indovinare anche okay, Nicolò. Caspita, aspetta che lo finisco adesso. Cattiva. Scusa amore, non indovino più. Dalla prossima aspetto che mi dici tu, ok? Tanto non riuscirei neanche a indovinare. Ecco. Guarda che papi si sta impegnando, guarda, solo per te sta finendo Olaf. Non mi ricordo com'era, era così. Aveva in testa anche i rametti, vernichi? Così. Sì, no, papà! Sì. È una specie di mostro. E poi aveva due palle. È vero. È troppo difficile, papi. Si è arreso. Prova a disegnare un pianoforte. No, disegno... Papi, non devi dirlo! Un'altra cosa. Papi, i rosi non funzionano. Sai che ci sono alcuni gessetti che sono di una marca che non scrive, non so perché. Non lo scrivono proprio. No, non mi viene. Non so cosa disegno. Stavo facendo un arcobaleno! Vediamo, con questi qua... Funzionano non so meglio i marroni! Meglio. I marroni funzionano meglio. Ah, ecco cosa posso disegnare. Vediamo come mi viene. Mm? Secondo te? Una puzzola? Diciamo che papi non ha proprio il disegno non nel ha sacco. Talento. Non ha talento. Non ha talento. Ecco, dai. Vedi tu che hai tanto. Io ho talento? Anzi, guarda, facciamo vedere. Aiuto. Dopo tocca alla mamma. Una bella macchinina così. Una macchina! Sì. Io ho indovinato. È una macchina, è una macchina. Te l'ha detto papà che è una macchina. Una macchina da corsa. Tu la conosci come si chiama, Niki, la macchina da corsa? È la macchina da corsa di... del fratellino di Dotti. Papi è Riccardo? No. No. Guarda che c'ha una saetta sulla fiancata, eh? Chi è Niki? No. Era un amico che l'ha fatto così. Non lo so. Dai, Niki! Cricchetto? Sì, è l'amico di? E la macchina chi è? Sa! Saetta? Brava! Saetta McQueen! Brava! Vedi che hai indovinato papà? Sì, mi ho fatto malissimo. Soprattutto Cricchetto che l'hai fatto un po' rotondo quando invece è bello squadrato. È vero squadrato. Testone che non sei altro. Mi sembra un carrotto metti stupidino. Wow, fa vedere anche la tua, Sofì, le calzette coi nomi. Chi arriva stasera? La Befana! Arriva la Befana! Arriva! Ma voi avete fatto le brave? Sì. Sì? Non vi porta il carbone? No. No? Sicure? Sì. Ti porta il carbone? Sì, solo Papuzzo. Dai, attaccate le calze che... Papi, hai fatto il monello. Avete messo? Sofì! Al contrario! Posto? Sì. Ma voi la sapete la filastrocca della Befana, no? Mm-hmm. Adesso ve la legge papi? Allora fa zitti zitti, bimbi buoni, presto presto giù a dormire, la Befana è per venire, col suo sacco pieno di doni. La Befana è una vecchia che discende dalla luna, sulla scopa di saggina, non appena il ciclo imbruna. E si accosta pian pianino alle calze e alle scarpette, messe in fila sul cammino, e ridendo mette e mette. Fuori soffio, tramontana e giovanile bianca. Perché poi la Befana mette i dolcetti. La Befana non ha freddo e non si stanca. Però è vero, oggi c'è tramontana. Forse viene la prossima fra un po'. Yes! Yes, in inglese. Possiamo andare?